Finale di ritorno per i play-off infragironi di prima categoria con Luco e Guardia Pomano che ripartono dal 2-1 a favore dei teramani dell'andata. Mister Bizzarri sogna lo sgambetto per arrivare in promozione, Moracchioli chiama invece la passione del comunale per dare la spinta decisiva ai suoi ragazzi al fine di completare la rimonta. Fischia il signor Esposito di Pescara e pronti via, Mario Bizzarri riesce ad arrivare alla conclusione dopo un'azione continuata. Le sue polveri sono però bagnate e il tiro termina addirittura verso la linea laterale del campo. Primo tempo interlocutorio, ma i teramani si rendono pericolosi a più riprese, con una punizione tagliata che vede Di Paolo volare e poi con un cross dalla fascia sinistra sul quale Di Gianluca non arriva per centimetri. Il Luco risponde sul calcio piazzato e vede la conclusione a giro di Briciu spaventare soltanto il portiere ospite, quindi un cross tagliato ed una clamorosa occasione capitata sui piedi di Alberto Di Girolamo mandano alla storia il primo tempo sullo 0-0, con tanto di proteste finali del Luco per un presunto calcio di rigore non concesso dal signor Esposito. Siamo già nella ripresa con il Guardia Pomano che sfiora il vantaggio subito grazie a una percussione centrale, palla di poco a lato e ancora una manovra di Matteo Di Giacinto permette ad Arrighetti di concludere, anche se in modo impreciso. L'occasione più ghiotta del match è quindi un tiro praticamente dalla linea di centrocampo di Scartozzi. Di Paolo su di esso vola e compie la parata della stagione, ma il Guardia Pomano è in totale controllo del match e su un'imbeccata nata dalla fascia destra trova finalmente in vantaggio con la conclusione di Matteo Di Giacinto, che fredda il portiere di casa sul primo palo e mette a segno il gol che chiude sostanzialmente il discorso promozione. La pressione del Lugo nel finale di match scompare del tutto e l'ultima occasione è un diagonale di Alessandro Bizzarri che termina a lato. Al triplice fischio finale di Esposito, il Real Guardia Pomano può esultare per un clamoroso traguardo raggiunto, appunto l'approdo in promozione, legittimato da un doppio successo nella finale playoff. Il Lugo dovrà sudare ancora 2 settimane in vista della finalissima che si giocherà contro la Virtus Pescara per tenere in vita le speranze del salto di categoria. Oggi non è stata una partita alla nostra altezza, non abbiamo interpretato specialmente nel primo tempo la partita come dovevamo e loro hanno fatto una grande partita, poi nel secondo tempo le cose sono un po' cambiate, però devo riconoscere che Guardia Pomano oggi ha fatto una partita superiore a noi e quindi merito a loro del risultato e del passaggio del turno, della promozione che hanno ottenuto sul campo. Detto questo, ai miei ragazzi non posso rimproverare assolutamente niente perché ci abbiamo provato, abbiamo avuto anche un paio di occasioni per andare sull'1-0, non l'abbiamo sfruttata e questo è il calcio purtroppo che ci ha punito poi alla fine. Comunque faccio i complimenti al mister Bizzarri e alla sua squadra perché veramente oggi ha meritato il passaggio. Perdonatemi la voce, ma purtroppo il campo se l'è presa. E gran bella partita, abbiamo giocato 2 ottime gare. Per quanto riguarda la mia squadra, credo che nelle 2 gare abbia meritato. Un plauso va a Luco che ha combattuto fino alla fine, ci ha messo in grossa difficoltà, però noi tra virgolette siamo stati un pochettino più, nelle 2 gare siamo stati più bravi. Volevo fare i complimenti al pubblico del Luco, alla società per il comportamento che hanno avuto con noi e gli auguro veramente un in bocca al lupo per la finale di cuore.